Durante i primi secoli dell'era cristiana, la nuova religione si diffonde nelle aree interne della Puglia meridionale, soprattutto per il tramite della Chiesa Episcopale di Otranto. La vicinanza con la città costiera agevola il processo di evangelizzazione già intrapreso dalla Chiesa di Roma. Otranto, infatti, riveste un ruolo fondamentale nella trasmissione di idee e nuove dottrine religiose provenienti dall'Oriente Mediterraneo e dal III secolo è sede di una importante comunità ebraica. Non sono molte le testimonianze archeologiche che provano il radicarsi del cristianesimo nelle aree rurali del Salento. Tra queste spicca il complesso di Fondo Giuliano, che gli scavi hanno riportato in luce alle pendici delle serre di Poggiardo, proprio lungo la strada per Otranto. Qui, verso la fine del IV secolo d.C., si impianta un piccolo edificio con pianta a croce, inserito in un paesaggio caratterizzato dall'alternanza di terreni coltivati e zone a macchia mediterranea. Nell'area circostante si estende una grande necropoli rupestre, con tombe scavate in corrispondenza degli affioramenti della roccia o all'interno di grotte. Nella chiesa si può riconoscere un martirium, cioè un edificio religioso dedicato al culto di un martire per la presenza delle sue reliquie. È forte la suggestione secondo la quale nel santo si possa riconoscere Stefano, il primo martire della cristianità, del quale si conserva ancora il ricordo nella vicina chiesa rupestre a lui intitolata. Man mano che il cristianesimo attecchiva, mescolandosi al sostrato del paganesimo, si diffuse l'usanza, che era privilegio dei più ricchi, di essere seppelliti ad sanctos, cioè presso la tomba o la reliquia di un martire. La necropoli del Fondo Giuliano è una chiara testimonianza di questa pratica. Le tombe ad arco solio hanno sarcofagi finemente lavorati con coperture a doppio spiovente. Sui lastroni sono poste cappelle fatte con la malta, che servivano a compiere il rito del refrigerium, ossia l'offerta di cibo, documentata anche dal ritrovamento di lische di pesce, gusci di uova ed ossa di capretti. La consumazione e l'offerta del pasto in onore dei defunti affondano le radici nel banchetto funebre di matrice pagana, ma vengono ora rivissuti in chiave cristiana per assolvere alle necessità del defunto nel mondo ultraterreno, in una sorta di comunione tra vivi e morti, nell'ambito della quale il ristoro fisico corrisponde a quello spirituale. Nelle sepolture è documentato anche un altro rituale di origine pagana, l'offerta di monete per Caronte, il traghettatore delle anime. Nelle tombe più importanti si trova una ricca suppellettile, vasi di terracotta e di vetro, bracciali di bronzo e pasta vitrea, collane di corallo, ambra, oro e pietre dure, spille di argento e orecchini d'oro. Fra il 535 e il 553, un lungo conflitto passato alla storia con il nome di guerra greco-gotica contrappose l'impero bizantino agli ostrogoti per il controllo di territori che avevano fatto parte dell'impero romano d'Occidente. Anche il Salento fu coinvolto negli eventi bellici, durante i quali il martirium venne distrutto. Fu però prontamente riedificata in una nuova chiesa, questa volta con un impianto monumentale a tre navate, con nartece e grande abside, simile ad altre basiliche pugliesi contemporanee. Durante gli scavi sono stati rinvenuti frammenti degli affreschi che decoravano le pareti, con immagini di santi e della Madonna con bambino, probabilmente rappresentata nell'abside. In seguito a nuovi crolli, nel IX secolo, la struttura subisce una nuova trasformazione. L'edificio viene ristretto alla sola navata centrale, conservando l'abside e creando una serie di piccole cappelle laterali, quattro per ogni lato. Fino al X secolo è provata con certezza la persistenza dell'edificio religioso. Poi, a partire da questo momento, il culto, e forse la venerazione dello stesso santo, si sposta nella vicina chiesa rupestre dei Santi Stefani.